Noi siamo pronte? Sì. Bene, e allora benvenuti al Village Music Club Academy! Ben ritrovati al Village Music Club Academy, Alex Amoroso! E Anna Cicalese, buonasera! E allora, buonasera, inizio serata, Alex, tu sai che questa appartiene solo ai fanciulli, alla categoria sì, junior. Assolutamente sì. Sono già tutti schierati qui davanti, ma quanto sì. Sono belli. Allora, io voglio approfittare, Alex, se tu me lo permetti, così, di chiamare Capasso Vincenzo sul palco e il maestro Vincenzo Capasso con un applauso fortissimo. Grande. Intanto che arriva il maestro. Vieni, Vincenzo maestro. Capasso. Insieme ciao, al maestro ciao. Vincenzo Capasso voglio salutare la commissione. Fabrizio Berlincioni, un applauso all'autore straordinario. Grande personaggio. Un applauso va a Sileno Candelaresi che è venuto a trovarci anche nella categoria junior e a noi fa piacere salve, benvenuto. Ascoltare. Abbiamo un grande produttore vocal coach, Ugo. Ugo. Capasso, Alex, noi vogliamo come sempre inizio serata proclamare le nostre vittorie che sono anche un po' vostre, che sono anche un po' tue, che sono anche di Capasso, però soprattutto sono dei genitori, perché quando una bambina concorre ad un premio così importante, così sentito, così emozionante come il premio Mio Martini e qui farei fare un applauso e vince questo premio, io dico che è il caso che in una fucina di talenti come questa venga menzionata. E quindi io, guarda, maestro Vincenzo Capasso, visto che tu la conosci questa bambina da un po' di tempo, io te la farei chiamare sul palco. Chiamiamola. Allora, chiamiamo qui Chiara Ranieri. Prego. Con un applauso! Un grandissimo applauso a Chiara. La piccola Ranieri. Chiara Ranieri. Chiara, prenditi tutto l'applauso, anche se a Bagnara Calabra c'era un po' di gente, poi la serata finale c'era anche Arisa, se non mi sbaglio. Allora, le tue emozioni lì e poi, insomma, qui al Village la differenza, no? Tra il Village e il premio Mio Martini va come emozione, ovviamente, no? Qual è il concorso? Sì, è stata un'emozione davvero bella e non me l'aspettavo perché c'erano tantissimi ragazzi bravi e devo dire mi è dispiaciuto un po' anche per i miei amici perché... Ma no. Tu sei stata la più brava, ovviamente, vinto, no? Con quale sì. canzone, Chiara? Con quale Mente e cuore di Nino D'Angelo. No, ma davvero? Una canzone in vernacolo, quindi in lingua napoletana. Senti, allora facciamo una cosa... No, aspetta. Vediamo la prontezza, come far venire un po' di malinconia a Walter, però nel frattempo fa la cappella all'inizio di Mente e cuore, dai. Non è un verga per noi tu stai qua, rende raggi chi non sa perché a Luca, come cagna ne giornata quando tu non puoi cagna, quando fredda ancora accira libertà. Un applauso. Grazie. Meritatissimo per... Brava, bravissima Chiara. Allora un applauso va da parte nostra a te. Veramente ci hai fatto venire i brividi. 11 anni, questo pezzo di donna di 11 anni. Capasso, io ringrazio te. Ovviamente poi ci rivediamo più tardi. Un altro applauso forte va alla piccola Chiara Ranieri e a tutta la famiglia. Chiara Candelaresi, non siamo in un salone, bensì siamo in un vero e proprio backstage, quello del Village Music Club, dove Chiara Candelaresi, look maker, curatore d'immagine, insomma di tutto di più, ha deciso di regalarci questi momenti interessanti per i ragazzi, ha cambiato dei look, insomma Chiara raccontaci tutto di te, vada, io ti ringrazio soprattutto per essere qui con noi, noi non ti lasceremo, intera giornata tu dovrai curare il look dei ragazzi questa sera, grandi esibizioni grazie al tuo tocco magico. Io voglio ricordare degli spettatori che Chiara collabora con la Endemol e poi lui ovviamente Candelaresi, un grande nome, lo possiamo dire, figlio di Sileno Candelaresi, grande produttore cinematografico e discografico del grande premio Leone d'Argento a Venezia e di numeri 1 targato Rai in web, insomma Chiara.
Allora sì, io sono Iari Candelaresi, sono consulente d'immagine, in particolare sono hair stylist, quindi curo l'immagine della persona. Faccio parte sono membro del comitato dell'Ordine del Leone d'Oro di Venezia. Dirigo la parte artistica su team del giornale TV numeri 1 in collaborazione con Raieri. Che altro c'è da dire? Sono qui oggi. No, io voglio le tue impressioni qui al Village Music Club. Tutti questi ragazzi, tutta la musica che si respira, un po' la nostra energia, è diventata anche la tua energia? Esatto, sicuramente. Ho avuto modo di notare comunque sia l'organizzazione non è male. Ti ringraziamo. I ragazzi sono bravissimi, comunque sia vedo molto impegno dei ragazzi. No, Iari, allora a questo punto io ti fermo, tu mi devi fare un regalo, guarda, io ti posso consegnare il presentatore per favore, che davvero è incredibile. Allora io te lo presento, lui si chiama Alex Amoroso. Ciao, buonasera. Io sono venuto solamente per chiederti una cosa. Sai che io sono il presentatore e lei è la presentatrice. Anna è bella. Che significa io sono il presentatore? Io sono il presentatore. Sono un uomo, sono il presentatore e tu sei la presentatrice donna. Ora, Anna è bella, no? È una bella donna. Però quale trucco userai per renderla ancora più bella e alla mia portata? Alla tua portata? Sì. Alla tua portata a sorpresa, ragazzi. A sorpresa. Non oso rispondere, a sorpresa. Quindi cosa mi devo aspettare questa sera? Sorprese. Grazie, Iari. Sorprese. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera. Noi questa sera abbiamo per sia per i junior che per i senior due squadre. Sì. Una squadra rossa come e una sempre. Squadra celeste. Io la chiamerei subito, che dici Anna? Certo, chiamiamo? Certo, la chiamiamo no, immediatamente. Per bisogni, sì. E chiamiamo quindi la squadra junior composta, la squadra rossa dei junior composta dal capitano Bianca Moccia. Applauso. Carlo D'Onofrio, Denise Rezza e Samuele Barbagallo. Questa è la squadra rossa. Allora io darei proprio il via alla serata. Capasso, noi scendiamo, andiamo di nuovo da Chiara, andiamo a vedere insomma meglio. No, ma anche perché noi siamo? Il censometro, ricordatelo. Ah, c'è il censometro. Sì, e allora vai con le esibizioni della squadra rossa. Buonasera a tutti, sono Bianca Moccia, ho 12 anni, vengo da Napoli e canterò Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina. Ora io non ho capito ancora, non so come andrà a finire quello che succederà. Ma tu non l'hai capito, ho visto che eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro il cuore, all'improvviso, oh non so perché, non lo so perché, all'improvviso. Salve, sono Carlo D'Onofrio, vengo da Solofra in provincia di Avellino, ho 9 anni e canto Io ti aspetto di Marco Mengoni. Tempo che ne consumi un po'.
Buonasera a tutti, sono Denise Rezza, vengo da Bineto in provincia di Bari, ho 10 anni e oggi vi canterò Straordinario di Chiara. Sono Samuele Barbagallo, vengo da Catania, ho 12 anni e canto Massimo Ranieri, Se bruciasse la città. Il cuore mio non dorme mai, sa chi di un'altra adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei, anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te, per te. Per te.
E a questo punto dicevo di presentare e salutare ovviamente la commissione artistica. Faccio un applauso, partiamo dalla nostra sinistra, la nostra sinistra con Paghi Palmieri. Paghi, un applauso Palmieri. A te. Un'altra ventata, no? New Entry, produttore discografico, segue più il rapper, mi pare, vero? Vabbè, un po' di tutto, però è stato con i nostri ragazzi oggi pomeriggio, l'urlo della strada, io un po' così l'ho chiamato, no? Anche perché hanno preparato una cosa simpatica. Cioè, un'improvvisazione bellissima, insomma, freestyle molto molto interessante, no? E bello, poi, bello, ovviamente veramente. I telespettatori lo te le rivedranno. Facciamo un applauso a Fabio Lazzara, Fabio Lazzara che è stato tra di noi. Vocal coach, vocologo del Village Music Lab. Academy. E con tanti progetti poi da dispensare ai ragazzi del Village. Un applauso ovviamente va Capasso, al nostro patron, autore discografico, autore delle più belle canzoni, maestro Vincenzo Capasso. Ovviamente poi, abbiamo appena Concetta ascoltato Petti. L'avvocato Concetta Petti. Vai, poi Alex. Invece lui si definisce la leggenda, Charlie Rapino. Te l'avevo promesso, E poi un altro vocal coach che di nome si chiama Ugo. Un applauso a Ugo. E poi, grazie anche a te. E che poi, non me ne vogliano gli altri, io volevo un attimo sul palco con me Sileno Candelaresi, con un applauso. Grande applauso per lui. Un altro grande personaggio che si aggiunge ai nostri preziosissimi collaboratori. Ed allora, eccellentissimi Sileno, collaboratori. Io finalmente ti consegno il microfono perché tu volevi dire due parole a coloro che ti hanno invitato e volevi dare ovviamente le tue impressioni dopo cinque anni di assenza dal Village Music Lab. Come è cambiata questa? Più di cinque anni, sinceramente, dal 2008-2009, una cosa del genere. 2008-2009. Esatto, sì, sì. Allora, più di cinque anni, sì, mamma sì, mia, sì. Quanti anni sono? Beh, diciamo, l'ho detto anche prima, Vincenzo, io conosco Vincenzo, l'avvocato Petti, l'ho conosciuto. Io vorrei Vincenzo Capasso e l'avvocato Petti di nuovo sul palco con noi un sì, attimo. Perché vi devo, sì, vi devo omaggiare di una cosa. C'è una sorpresa cui, per voi. Cui ci tengo io moltissimo. Da brava, vado a prenderla da brava. Sì, sì, da Valletta. Resto qui, con i microfoni. Volevo omaggiare perché Vincenzo lo conosco da tanti anni e si è sempre dimostrato una persona molto seria, sia nei concorsi, con i ragazzi, è sempre stato una persona precisa ed è per questo che ci tengo anche questa sera ad omaggiarli entrambi di una targhetta del Leone d'Oro di Venezia, grazie, che è una cosa prestigiosa istituzionale e che viene data soltanto a personalità importanti del mondo dello spettacolo e non. Ti ringrazio, molto apprezzato. Sia all'avvocato Petti. Grazie. Che, sì, grazie. Ecco, grazie, gentilissimo, grazie. Che al maestro Capasso che ci tenevo moltissimo a questa cosa. Grazie, grazie veramente. Ti ringrazio tantissimo perché, ti ripeto, le emozioni che io provai in quegli anni quando abbiamo fatto questo bellissimo spettacolo a Venezia. C'era anche Fabrizio Del Noce, il direttore, Del Noce, di era direttore della RAI. Furono indescrivibili. Io ho passato i 6-7 giorni più belli della mia vita. Hai calcato il Palazzo del Cinema, Di la Sala Volpi, la famosa Sala Volpi dove vengono dati i premi, date, i premi più importanti, lustri, eccetera. E c'erano i ragazzi lì che facevano lo stage proprio con il direttore di Rai 1. Il nostro gruppo ebbe tre finalisti del Village Music Club che uscirono in trasmissione su Rai 1, sì, col Del Noce della Rai. Io ripeto, Sileno l'ho sempre stimato perché è un personaggio che sta all'interno dell'editoria della Rai col numero 1. Numero 1 è il quotidiano che adesso è diventato anche soprattutto sul web, ma che ha sostituito il vecchio Radio Corriere TV della Rai. Adesso lo gestisce Sileno, che mi ha dato anche l'onore di diventare giornalista del suo quotidiano nel 2000, mi pare, 2008-2009. Bene, grazie, volevo solo ringraziare anche tutti voi e sicuramente ci posso rivedremo. Dire una cosa che farà arrabbiare perché lui, quando venne ad un master che organizzava ad Ascia Marina, sì, lui grande produttore, venne presentato dal nostro amico Roberto in comune, rimase
chiuso nella camera dell'albergo, ti ricordi? Sì. E mi chiamò alle 4 del mattino, capasso, non riesco più ad aprire l'albergo. Cioè, sono dei particolari che sembrano banali, ma è bellissimo ricordare, perché secondo il mio punto di vista, come dicevo prima, quando sono stato a Venezia quei giorni ho scritto tante di quelle canzoni, perché Venezia è romantica, io sono romantico, però diciamo fanno sempre un gradino in più della vita che noi saliamo. Sì. Sperando di non adesso, scendere mai. Da 20 giorni, cioè prima che Ignazio Mario viva Roma, ovviamente, Marino mi ha dato l'onore di diventare anche presidente del premio Lupa Capitolina, che è un premio molto importante, non so chi lo conosce, e quindi adesso dovrò organizzare anche questa cosina che lo farò diventare anche per giovani talenti. Quindi come cadeau va bene anche un piccolo lupacchiotto. La lupa. Sileno, io volevo anche ringraziarti dell'omaggio, della disponibilità. Siete e volevo chiederti se gentili. Per caso questa è la tua presenza e poi ci rincontriamo fra 5 anni oppure no, vieni no, a trovarci no, un po' più spesso no, al Villa. Ormai faremo anche una cosa a dicembre a Roma e poi ragazzi, le finali. Ragazzo, spero che qualche ragazzo vostro vincerà quest'anno il Leone d'Argento. Speriamo infatti, ragazzi, in bocca al lupo, mi raccomando. Grazie bene, ancora Sileno. Grazie Sileno. Grazie mille a Sileno Candelaresi, grazie ancora all'avvocato Concetta Petti e al maestro Vincenzo Capasso. Fabrizio Berlincioni, intanto che i ragazzi provano, Capasso, stiamo facendo un'intervista a Fabrizio Berlincioni, facciamo una cosa seria, insomma, cerchiamo di non sbagliare, altrimenti poi lui ci bacchetta, poi dice amico, però sempre un autore, sempre un certo peso. No, allora senti Berlincioni, da quando sei dimagrito, noi ti dobbiamo dire che tu sei dimagrito e noi no, te lo diciamo una volta e per sempre, diglielo. Perché sei dimagrito e noi no? Perché? Io mi sacrifico a tavola. Noi invece no, noi non ci sacrifichiamo anche a tavola. Fabrizio Berlincioni è intanto l'aula degli ascolti, tanti progetti al Village Music Lab Academy, ma tu mi devi spiegare questa cosa Fabrizio, ma perché hai deciso di stare sempre con noi? Com'è che hai preso questa decisione? Il gruppo. Infatti, ho fatto una domanda interessante. Infatti ho deciso di andarmene adesso. No Berlincioni. No. Io voglio sapere una cosa. No, posso rispondere seriamente? No. Prima di tutto per un'amicizia che all'inizio mi lega ancora Vincenzo Capasso. E quindi è stata la prima ragione per cui ho iniziato a lavorare qui. Poi mi è piaciuto l'ambiente, mi è piaciuta l'organizzazione, anche quando come socia di Vincenzo venuta Concetta mi è piaciuto, cioè tutti questi miglioramenti o queste evoluzioni continue mi hanno convinto che qui fosse il posto giusto per esternare quello che io ho dentro a livello dei consigli che posso dare ai ragazzi, aiutarli, prepararli per eventuali format, eventuali situazioni televisive o concorsi, quindi mi trovo bene e ci resto. Quindi una ragione di più per... Lui oggi mi ha fatto una promessa di fedeltà. Addirittura. Dice che... Lo sai che Franco Zanetti ha già fatto il tuo nome e cognome? Non lo so, mi cerca. E la sua promessa è stata quella di dire io ricevo tutti i giorni tante proposte di accademia. È vero. E lui li rifiuta perché giustamente è fedele alla nostra accademia. Poi io gli ho messo 2 vallette d'eccezione. Ma come vallette? Cioè Giulia Rizza e Agulina non si possono dire queste cose. Non posso rifiutare qua. Vabbè, è chiaro. E allora a questo punto noi siamo un po' qui come un radar. Ti ricordi Radar? Zanetti. Cotto. Resteremo qui un po' come un radar ad ascoltare e vedere che cosa fanno i ragazzi e poi ci rivediamo mese prossimo. Le valette, tra virgolette, sono 2 maestri, 2 insegnanti e poi c'è Ugo che si è aggiunto per la supervisione. E quindi ci siamo. Allora a questo punto, cari telespettatori, buona visione dal Village Music Lab Academy con Fabrizio Berlincioni, Giulia Rizza, Giannella Gulino e Ugo. Noi ci siamo e voi ci siete. Procediamo speditissimi con la squadra azzurra capitanata da Giulia Camilleri. Chiama Giulia, vieni qua, sali sul palco. Benedetta De Vita, Alejandro Manco e Lisa Leggio. Questa è la squadra azzurra che sta sfidando la squadra rossa.
Capitano, siamo pronti? Sì, ma tanto vinciamo noi. Ah, ha già le idee chiare la ragazza, eh. Va bene, dai, voi tornate al posto, si esibisce subito Giulia Camilleri. Salve a tutti, sono Giulia Camilleri, ho 10 anni, vengo da Carlentini in provincia di Siracusa e questa volta vi farò ascoltare Canto anche se sono stonata di Mina. Perché non ho la voce di Dorelli o di Rigliano, neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure tanta voglia di cantare per di fiato, da quando di te sono tanto innamorata. Canto anche se sono stonata, perché sono letteralmente impazzita per te. E senti, canto così sotto voce, perché la mia voce genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché cara temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provato ad urlare con voce d'aria. Ti faccio un suo uomo la e chiamo una beva lì. Ti sono 15 anni che sto in, sperando di darti lo show che forse è proprio così. Se mai mi dirai di sì. Grazie. Salve a tutti, mi chiamo Benedetta Di Vita, ho 11 anni, vengo da Ragusa e canto Tra te e il mare di Laura Pausini. Grazie. Leandro Manca, vengo da Mantrone di Lecce, ho 11 anni e canto Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Thank you.
detta di non lasciarmi mai, anche se non la finirei più questa vita. Buonasera a tutti, mi chiamo Lisa Leggio, ho 11 anni, vengo da Vittoria, provincia di Ragusa, e oggi vi canto Non chi non è vestor de Gens Roses. Una new entry qui al Village Music Club Academy, che è Alessio. Facciamo un applauso al ballerino, colui che si occupa delle coreografie. Si completa lo staff. Questa sera per l'Academy ha preparato tre o due esibizioni, poi decideremo. Tre o due, insomma. È uguale. I primi due ad esibirsi sono innanzitutto due cantanti. Sì. Però per l'occasione due ballerini. Questa sera sono due ballerini. Lui addirittura è un cantante rock, ma proprio di quelli rock. Però prima lo vedevo che faceva stretching, così. Siciliano. Preparava siciliano. Le punte, quindi non so che cosa è avvenuto. Però noi lo presentiamo. Gabriele Spagnolo. E poi c'è lei, bellissima, che si chiama? Giusana Suia. Benissimo, noi li vediamo in questo assolo, ovviamente, e ballate in coppia. Sì, allora, bocca al lupo. Sono esibiti, eccomi qua, telecamera. Sono esibiti Gabriele Spagnolo e Giusana Suia. Adesso è la volta di Villadi Desiree e Salvaggio Michael. Mamma mia, chissà quali nomi avevo. Siete voi, giusto? Allora, in bocca al lupo a questi due bellissimi ballerini questa sera qui dal Village Music Club. Canta e baila. Canta e baila. Dame tu paso. Oh. Ahora sí. Canta y baila.
vivevo. Una danza, un maschio, devo cantare. Farti fare una capriola. No, non lo fare, vabbè, bravo, complimenti a te come sempre. E allora andiamo avanti, questo è un altro bel gruppetto, perché insomma facciamo un applauso adesso, che poi organizza queste coreografie nel pomeriggio dell'Academy, perché poi in effetti non ha modo di vedersi con questi ragazzi. Io chiamo Sara Malerba, Giada Tateo, Angelica Caliendo, Martina Selvaggio, Denise Rezza e Chiara Speranza. Sì, iniziamo, mi sento un po' Mike Buongiorno, dai, un po' Carlo. Provaci che ce la fa. Va bene, allora, siete pronte? Proviamo i pulsanti intanto, dai, squadra celeste. Ok, pulsante funziona, squadra rossa. Bene, adesso vediamo chi sarà il più veloce a rispondere alla prima domanda. Qual è il suo... Franco Fasano, la domanda riguarda Franco Fasano ovviamente, ed è la seguente. Qual è il suo vero nome e in quale provincia italiana è nato? Allora, ovviamente potete chiedere l'aiuto anche la squadra azzurra. Venga, provincia. Allora, i bambini si alzano, vengono vicino a me e rispondono, girandosi alla telecamera. Albenga, il vero nome non lo so. Sbagliato? Vai a posto. Vai a posto. Che è nato Albenga, ma non la provincia. È nato, però noi vogliamo sapere la provincia. Allora, si prenota la squadra rossa e mi dice che però la provincia non la conosce. Quindi la domanda, Walter, è nulla? Nulla. Nulla. Loro lo sanno, allora Capasso dice che lo sanno e si è anche arrabbiato di questa cosa. Quando lo sa, ma come non è? Vediamo un po'. Dai, allora vieni qua. Vieni tu, vieni tu. Dai, girati. Girati verso la telecamera. Malperia. No. Alperia. No, Malperia no. No, Alperia non esiste. Non esiste, è un frutto esotico che si trova... Allora, qual è la risposta esatta? Microfoniamo il notaio. Allora, la risposta esatta è il Franco Fasano si chiama all'anagrafe Gianfranco Tommaso Fasano ed è nato ad Albenga in provincia di Savona. Quindi in Liguria, giusto? Se la geografia non è... No, è nato ad Albenga in provincia di Savona. C'è ovviamente la contestazione da parte della commissione e non dei ragazzi, che poi verificheremo con il notaio chiusi in segreto. Però questa contestazione è indice che la gara è sentita, no? È sentita. Vado avanti con la seconda domanda. Io leggo un nome. Allora, la coppia, ascoltate un attimo, la coppia Berlincioni-Fasano ha presentato
Nel 1988, al Festival di Sanremo, un brano che ottenne un grande successo, io la so, e che è stato riproposto da Andrea Bocelli nel 2006. Di che brano si tratta? Vai, rispondi, rispondi. Un cielo che non sai. No, risposta sbagliata. Non è un cielo che non sai. Si prenota la squadra rossa. No, non ha suonato non ancora. Ha suonato. La sai? Suona, ok. Girati alla telecamera, per favore. Quel giorno non mi perderai più. Non è questa però. Quindi un'altra possibilità per la squadra celeste. Vai, girati, telecamera. Mi manchi. Un punto per la squadra celeste. Ma io dico, scusa, ma ci possiamo però fermare un secondo? Posso darvi un suggerimento? Io il suggerimento lo vorrei da Stani. Cioè, noi alla prossima volta questi titoli li dobbiamo dare a Stani. Perché dopo la risposta, mette sottofondo la canzone. Di Mi manchi. Vabbè. Va bene, andiamo alla terza domanda. Abbiamo proposto una cosa, insomma, c'è stata come tutte le altre censurata dal nostro censometro. Bene, terza domanda. Nel Festival di Sanremo del 1992, Franco Fasano e Flavia Fortunato interpretano un brano. Io la so. Non posso partecipare. Vai. E mentre la arriva al settimo posto. Deve rispondere la squadra azzurra. Sulla telecamera. Aspetta, ci penso. È arrivato. Per niente al mondo. La risposta è esatta. E mentre il mondo due respira, punti per tu la che cosa celeste fai? Brava. Era questa la canzone, no? Però posso dare un suggerimento ai ragazzi? Allora, il capitano non deve andare a raccogliere il suggerimento, no? Lascia la pulsante. Nel frattempo lei risponde, ok? Mandate il compagno di squadra, ok? Io posso approfittare, poiché ci sono i bambini sì, qui, no? Non io mi dire che puoi cantare. No. Oramai ci ho rinunciato. Volevo dire che Sileno Candelaresi, oltre che Leone d'Argento, insomma tutto quello che abbiamo raccontato, è ovviamente promotore di un'iniziativa molto molto interessante per voi, che poi lui ci spiegherà se verrà a trovarci di nuovo, e che è una sorta di concorso proprio per voi bambini, che non è il bambino più bello, il prodigio d'Italia, insomma tutti coloro che si distinguono nelle arti a 360 gradi, ho detto bene, Sileno? Ma okay, dico, grazie. Perché dovrebbe spiegarlo dopo? E poi aspetta, loro facciamo io spiegare adesso. Magari dopo il game. Magari no. Dopo il game. Bocciato. Censurato. Vabbè. Vai. Volevo partecipare. Ok. Va bene. La quarta domanda. Vai. Vado? Di quale importante manifestazione Canora è stato coordinatore artistico negli ultimi anni Franco Fasano? Si prenota ancora la squadra azzurra, girati. Zecchino d'Oro. No. La risposta è corretta? Sì, è risposta. Terzo punto per la squadra celeste, bravi. Devi essere più veloce. Manuele ha un'obiezione. C'è un'obiezione? Samuele, scusami. Obiezione. Allora, però loro hanno a Capasso e a Bellingioni e noi non abbiamo nessuno. Ma non è vero! Avete Sileno Candelaresi e Ugo. Sei tu che non ci vai, bello mio. Bello mio. Ma non è il mio posto. E non la far arrabbiare. Va bene, cioè, bello mio, vai a posto. Bene, quinta, attenzione, è in vantaggio la squadra celeste, giusto? È ancora accesa. Come? Non si sa. Bene, quinta domanda per quanto riguarda argomento Franco Fasano. Sempre lui. Per festeggiare quale occasione ha realizzato il doppio album Franco Fasano? Fortissimo. No, aspetta. Devi leggerlo bene. Per festeggiare quale occasione ha realizzato il doppio album Franco Fasano FFF Fortissimo? Fortissimissimo. Gli occhiali, cioè, hai ragione, Capasso, hai ragione. L'età avanza. Allora, azzeriamo quindi. I suoi 50 anni.
Risposta esatta! E allora andiamo a raccogliere le impressioni del nostro notaio. Io vado a raccogliere le impressioni del nostro notaio, che dice... Cappotto della squadra azzurra. Cappotto? Quant'è? Cappotto è 6 a 0, però non mi pare che abbiano risposto a 6 domande. Se le domande sono 5, Walter, attenzione. Il cappotto è qua, in questo caso sono 3, 5, 8, 8, 3, 11, 15 punti. 15 punti per la squadra celeste. Un grande applauso per la squadra celeste che vince il game. Ma guarda, giusto? Io voglio sapere quello lì, chi il genitore. Di chi è? Guarda come sono felici tutti e due là fuori. Parteciperanno alla finale di novembre. Thank you.